Completiamo oggi la parte relativa ai teoremi sulle funzioni derivabili. Questi due teoremi, il secondo in particolare, è molto utile perché permette di risolvere forme indeterminate del tipo 0 su 0 o infinito su infinito particolarmente difficili, che algebricamente altrimenti non sempre si risolvono facilmente. Okay? Il secondo però richiede il primo come premessa. I due hanno i seguenti. Il primo è il teorema di Cauchy. Entrambi gli autori dei teoremi sono francesi, e il teorema di dell'Hôpital. Okay. Allora, di nessuno dei due mettiamo la dimostrazione. Tre dei precedenti, di Rolle e di Lagrange, c'è. Teorema di Cauchy. Scritto C-A-U-C-H-Y. Cauchy. Supponiamo di avere due funzioni y g di x continue e derivabili nell'intervallo chiuso e limitato a b. In realtà continue nell'intervallo chiuso e limitato, derivabili in quello aperto. Facciamo così, se no dopo ve lo scordate, continue in AB e derivabili se è scritto poi è più facile anche ricordarsi. E inoltre cioè entrambe sono continue in AB e derivabili nello stesso intervallo aperto AB. E G' di x, cioè la derivata della seconda funzione, sia diversa da 0 qualunque sia x in AB. La derivata della seconda funzione non si annulla in nessun punto di AB. Allora, tesi. Esiste C interno ad AB nel quale vale la seguente proprietà. Il rapporto tra le due derivate F' in C e G' in C, cioè il rapporto tra la derivata della prima funzione diviso la derivata della seconda, ecco perché si fa l'ipotesi che le G' non si annulli, sennò questo non sarebbe calcolabile, vale f di b meno f di a fratto g di b. Se lo guardate un pochettino con attenzione vedete che ha come caso speciale quello di Lagrange quando g coincide con x. Se g fosse la funzione di identità, se gx fosse uguale a x, ottieni il teorema di Lagrange. Quindi questa è una generalizzazione del teorema di Lagrange. Okay. Se ho due funzioni continue e derivabili, la seconda funzione, quella che va al denominatore, ha la derivata non nulla, allora c'è almeno un punto in cui il rapporto tra le derivate
eguaglia il rapporto tra le differenze delle ordinate. Calcolate negli estremi dell'intervallo. Ok? Il prossimo teorema in realtà è quello che mi interessa di più. Supponiamo di avere due funzioni, y uguale a f di x e g di x, continue, in a b, e derivabili in a b e tali che ad esempio siano entrambi infinitesime, cioè il loro limite per x tende a x con 0 sia 0, con x con 0 interno alla b, okay. A dire la verità non è neanche necessario che siano derivabili in x con 0, basta che lo siano nell'intervallo che contiene x con 0, in teoria x con 0 derivata potrebbe anche non esistere, ma ripeto, se sono infinitesime entrambe e derivabili nell'intorno al limite, mettiamo, aggiungiamo con x diverso da x con 0, in AB al più escluso x con 0, allora esiste il limite per x che tende a x con 0 di f di x fratto g di x, e questo è uguale al limite per x che tende sempre a x con 0 del rapporto delle derivate. Non è x con 0, ma x basta. Cosa dice il teorema in sostanza? Se ho due funzioni entrambe infinitesime in x con 0, cioè se il limite del numeratore e del denominatore tendono a 0, ho una forma indeterminata 0 su 0. Okay. Un modo per risolverla è quello che abbiamo già visto, scomporre i fattori, eccetera. Non sempre quello è fattibile, ma se le funzioni sono derivabili, allora il rapporto tra le derivate è uguale al rapporto delle funzioni. Chiaramente questo limite deve esistere. Se fossero zero entrambe, le derivo un'altra volta, cioè applico un'altra volta il teorema dell'orbitale. La stessa cosa vale se, anziché essere infinitesime, sono infinite. Cioè vale sia per la forma 0 su 0 che infinito su infinito. Ok? Per dimostrare l'applicazione di questo teorema facciamo subito ritroviamo il limite notevole x che tende a 0 se l'x su x. Questo abbiamo visto che per trovare questo limite abbiamo utilizzato il teorema del confronto. Lo ricordate? Il limite vale 1.
posso usare quel teorema oppure posso usare L'Hôpital, perché prendo un intorno di 0, quello che volete, meno 1, 1, quello che sia, se l'x è continuo e inderivabile in tutto l'asse reale, quindi meno 1 non ha problemi, x idem, entrambe le funzioni sono continue e derivabili in qualunque intorno dello 0. Quindi a b lo posso prendere dove vuoi, basta che contenga lo 0. Quindi questo limite è uguale, cioè posso calcolarlo come il limite dell'x che tende allo stesso punto del rapporto delle derivate. Ma la derivata di sen x è cosen x. La derivata di x è 1. E in 0 cosen x tende a 1. Quindi 1 su 1, il limite è 1. Ok? Facciamo un altro esempio. Logaritmo di x fratto x meno 1. Anche questo è una forma indeterminata, perché il logaritmo di 1 è 0 e 1 meno 1 è 0. Tuttavia il logaritmo in un intorno di 1 è continuo e derivabile, idem x meno 1. Quindi posso calcolare il limite come il limite del rapporto delle derivate. La derivata del logaritmo è 1 su x, la derivata di x meno 1 è 1, 1 su x fratto 1, per x tende a 1, tende a 1, nessun problema. Vediamo. Ho una forma indeterminata del tipo più infinito fratto più infinito. Anche se x tende a infinito, scusate non ve l'ho detto, si può comunque applicare lo stesso teorema. Non è necessario che x tenda a un numero qui. È sufficiente fare un cambio di variabili. Se io chiamo y1 su t, t tende a 0 quando x va a infinito. Ok? X e sen x e 2x sono due funzioni continue e derivabili, quindi calcolo il limite come limite delle derivate, cioè limite del rapporto delle derivate. La derivata di x è 1, meno la derivata di sen x che è cosen x, la derivata di 2x è 2. Thank you.
Quanto vale questo limite? L'ho scritto nel teorema, forse non sono in modo. Quanto vale questo limite? Si può calcolare? No, perché? Perché il coseno è una funzione oscillante, è sempre chiuso tra meno 1 e 1. Questo limite non esiste. Se il rapporto derivante A converge a un limite, allora questo è uguale al limite della funzione, se no, no. Ok? E anche se deriva un'altra volta, non guardare niente, qui sotto o zero. Ok? Il limite è condizionato al fatto che il limite delle derivate converga. Se non converge, tutta questa tecnica è inefficace. E anche quello della funzione derivata. Prego, certo, i due. Il limite, dov'è, scusami, torniamo alle enunciate del teorema. Questo limite è uguale a questo a patto che questo esista. Se esiste, questo e questo sono uguali. Quindi lì l'orbitale non è applicabile. Il numeratore e il denominatore sono entrambe continue inderivabili in un intorno di pi greco mezzo. Quindi faccio la derivata del denominatore e del denominatore. Qui devo fare la derivata del prodotto, quindi derivata della prima per la seconda più la prima per la derivata della seconda. Quindi ho cosine x più x per meno sin x. Il fratto 1 derivata di x e 1 derivata di y con mezzi è 0 e qui ho cosine y con mezzi è 0 se y con mezzi è 1 quindi meno 1 per y con mezzi fa meno
domande? Sì. Cioè, qui una forma determinata 0 su 0, perché il coseno di pi greco mezzi è 0, e qui pi greco mezzi pi greco mezzi fa 0. Però sia il numeratore che il denominatore sono entrambi derivabili in pi greco mezzi e in qualunque suo intorno. Quindi la derivata del numeratore è la derivata di questo, che è 1 per coseno di x, la derivata del prodotto, più la prima funzione per la derivata della seconda, che è meno sen x. Quindi in pi greco mezzi questa parte va a 0, perché coseno in pi greco mezzi è 0, x tende a pi greco mezzi e meno sen x tende a meno 1, quindi pi greco mezzi per meno 1 fa meno pi greco mezzi diviso 1, non lo scrivo. Questa è una forma indeterminata, è tipo infinito fratto infinito. Anche qui il numeratore derivabile, il denominatore anche, calcolo il limite come rapporto delle derivate. La derivata di e alla x è e alla x, la derivata di x è 1. Quindi il limite vale, il denominatore è costante e alla x tende a più infinito, l'esponenziale all'infinito diverge. Ricordate come è fatta la funzione esponenziale, x 0, 1, la x è una funzione che cresce molto rapidamente. E se avessi e alla x diviso x alla seconda, prego, devo applicare due volte l'orbitale perché è infinito fratto infinito. Se derivo una volta, sopra sempre l'x, sotto è due volte x, di nuovo infinito fratto infinito. Applico un'altra volta dell'orbitale. E se avessi x alla terza, dovrei derivare tre volte. Se derivo tre volte mi ritrovo col limite per x che tende sempre più infinito sopra o alla x, e sotto 3 per 2, 6. Se derivo una volta ho 3x alla seconda, derivo un'altra volta ho 3 per 2 per x, derivo un'altra volta ho 3 per 2 per x, cioè 3 per 2 per 1, che è 6. Continua a divergere. E se ho x alla n, derivo n volte, quindi applico n volte dell'orbitale e sopra continuo a avere alla x, perché ogni volta ho alla x, sotto ho n fattoriale, n per n-1, per n-2, per n-3 fino a 1, che è comunque un numero. Un
Morale della favola: quando dite che qualcosa cresce in modo esponenziale, vi riferite al fatto che l'esponenziale è la funzione che ha la crescita, funzione elementare che ha la crescita più rapida di qualunque potenza di x. Qualunque potenza io abbia di x soccombe rispetto all'esponenziale. Quindi qualunque potenza di x, x alla 200esima, cresce meno rapidamente dell'esponenziale. Per questo c'è il modo di dire la crescita è esponenziale, perché il tasso di crescita più rapido che esiste. Ok? Questo ce lo dice l'Hôpital. È il contrario? Se ho invece che l'esponenziale il logaritmo, che il logaritmo cresce, ho un altro infinito fratto infinito. Di nuovo applico dell'Hôpital e questo è il limite per x che tende a più infinito di 1 fratto x diviso 1, che fa certo. Non è difficile rendersi conto che il limite per x che tende a più infinito del logaritmo naturale di x fratto x alla n è 0 qualunque sia n. Di conseguenza è vero che la funzione logaritmo, ricordate il grafico, qui c'è 1, è monotona crescente, ma cresce più lentamente di qualunque potenza di x. D'altro canto, se l'esponenziale è quella che cresce rapidamente, la sua inversa è quella che cresce più lentamente. Quanto tempo ci rimane? Bene, allora questo era per mostrarvi come usando il teorema dell'Hôpital si riescono a risolvere forme indeterminate per calcolare alcuni limiti particolari su quando di tipo 0 su 0 infinito su infinito. Torniamo ai primi due teoremi, due o tre in realtà, teoremi sul calcolo di infinite derivabili che abbiamo visto, Lagrange e le sue conseguenze, e andiamo a vedere come si individuano gli intervalli in cui le funzioni sono monotone. Questo ci servirà per lo studio del grafico. In particolare come si vanno a individuare le presenze di massimi e di minimi. Quindi prendiamo una funzione e andiamo a vedere se e dove è crescente o decrescente. Esempio, data la funzione f di x che vale x alla quarta meno 8x alla seconda più 9, studiare la monotonia
e gli eventuali massimi e minimi. La funzione è un polinomio, continuo e derivabile su tutto R, non ci sono problemi. Quindi il segno della derivata prima ci informa sul comportamento della funzione. Della monotonia significa studio del segno di F'. Quindi derivo la funzione 4x alla terza meno 16x e mi chiedo che segno ha. Qui è sufficiente raccogliere un 4x, quindi ho 4x alla terza meno 16x maggiore o uguale a 0, raccoglio 4x, x alla seconda meno 4 maggiore o uguale a 0, questo è un prodotto notevole che può essere scomposto. Dopodiché tabella, ho tre fattori, 4x, e ho 2, 3 valori notevoli, meno 2, 0 e 2. 4x è positivo a destra di 0, quindi meno, meno, più, più, e qui si annulla. Poi c'è x meno 2 che è positivo a destra di 2, meno, 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 più, e in 2 si annulla. X più 2 che è positivo a destra di meno 2, meno, più, 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 e qui si annulla. Il loro prodotto, meno 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 fa meno, qui ho 0, meno meno più fa più, qui ho 0, più meno più fa meno, qui ho 0, di conseguenza questa è F'. Di conseguenza a sinistra di meno 2 la derivata è negativa, la funzione è decrescente. Tra meno 2 e 0 la derivata è positiva, la funzione è crescente. Tra 0 e 2 la derivata è negativa, di nuovo è decrescente, a destra di 2 torna a essere crescente. In meno 2 la derivata cambia segno da negativa a positiva, ho un minimo relativo, in 0 ho un massimo, in 2 un minimo. Quindi il massimo relativo è per x uguale a 0, x non è uguale a 9, quindi 0,9 è il punto di massimo, in x uguale a meno 2, y uguale a meno 2 alla quarta, meno 8 per meno 2 alla seconda, più 9, quindi viene 16, meno 2 più 9, quindi viene 5, meno 16 più 9, no 7, scusate, meno 7, quindi rifare il calcolo, meno 16 più 9, meno 7, d'accordo? X, quindi il minimo, un minimo è in meno 2 meno 7, poi ho x uguale a 2, x è uguale a 2 alla quarta, meno 8 per 2 alla seconda, più 9 di nuovo è meno 7, la funzione d'altro canto è pari, no è dispari, scusate, no era questa, ho concluso con la derivata, x alla quarta, x alla seconda, tutte potenze pari, la funzione è pari, 2 e meno 2 devono dare la stessa y. Potevo, insomma, risparmiarci questo calcolo. Quindi l'altro minimo è in 2 meno 7.
e aggiungiamo anche questo discorso, funzione crescente, degli intervalli meno 2 minore di x minore di 0 e x maggiore di 2. Prego? Certo. Non si vede tanto bene perché le frecce sono sotto. Qui? Faremo altri esercizi di questo tipo la prossima volta.